oggi vi voglio fare un video vecchio stile, diciamo, un video in cui io do prova della mia cattiveria, perché si sa, io sono cattiva, quindi l'ho dichiarato al mondo intero. Sono anche irrispettosa di certe persone che si prendono delle autorità che non hanno e se la tirano, eccetera, eccetera. Cioè, proprio non me ne può fregare una mazza. Cioè, sono una persona libera. Ciao. Lo so, non dovrei fare questi video a quest'ora perché non c'è nessuno che mi segue, ma speriamo che dopo arrivi qualcuno, ecco, insomma. Soprattutto iscrivetemi alla mia simpatica piattaforma viola, chiamata anche lo scrivo. Io sono Drago 1996 e questo è il link, quello che vi ho messo prima, di quello di cui voglio parlarvi oggi. Voi sapete che ho delle posizioni molto precise. Ho delle idee anche molto precise. E quindi ora ne vado a parlare. Il cardinale della chiesa del parroco arrestato. Degrado umano, ha tradito la mia fiducia. Ma anche la nostra, voglio dire, eh! Io voglio parlare con il cardinale della chiesa, del prete che mi picchiava normalmente con la religione, no? E picchiava anche altre persone. È illegale quello che ha fatto. Giorno, anche se è stato anni fa, è comunque illegale. E comunque lui l'ha fatto perché è una persona violenta e continuerà ad esserlo. Ovviamente non picchierà più le persone in classe perché adesso ci sono i telefonini, ma quando vanno a fare ritiri spirituali della minchia, lui avrà sempre le sue cavolo di problematiche mentali, frustrazioni, non so che cavolo di problemi possa avere perché non fa una mazza da mattina a sera, rompe le scatole a chiunque ed è pure frustrato, cioè, boh, non guadagni niente, cioè non guadagni facendo niente, magari non guadagnassi niente, guadagna molto più di molte altre persone, non fa niente. Durante le lezioni di religione abbiamo visto dei video e lui ha iniziato a scrivere minchiate sulla lavagna senza che nessuno capisse perché scriveva in greco antico e noi non avevamo mai fatto lezioni di greco antico, quindi capiva solo lui quello che scriveva, avesse scritto in greco antico andate tutti a bruciare vivi con atroci sofferenze, ma poteva anche essere, tanto non avremmo mai capito una mazza. Comunque sta di fatto che cioè, non succede mai niente. Adesso iniziano i primi scandali. Beh, meno male che la gente sta iniziando ad aprire gli occhi. Poi sono contenta che, cioè, malgrado il pippavirus purtroppo stia facendo stragi, almeno sta togliendo allora molto spazio a quella che sono le scuole private cattoliche. Una figata su questo. Bassetti si presenta ai fedeli della chiesa del sacerdote accusato di sesso in chat con minori. Sconvolgente quanto accaduto. Sì, perché adesso che non possono più violentarli, con la storia del pippavirus, hanno pensato un altro modo per abusare i minori. Ci mancherebbe altro, eh! A poche pochissime ore dallo scandalo del sacerdote di San Feliciano a Magione, il cardinale di Perugia, suo vescovo e presidente della CEI, è lì. E che cavolo ci fa lì? Si fa aprire le porte della chiesa, vuole incontrare i fedeli. E c'ha coraggio, perché, cioè, con me dovrebbe solo ringraziare che non sono un uomo. Perché quelli della mia famiglia non sono come me, sono molto più alti. E sono pure grossi, proprio grosso di nome, grosso di fatto, e quindi cioè, se danno di testa potrebbero prenderlo a testate. L'unica cosa è che cioè, i miei cugini sono molto grossi ma buoni come il pane, quindi forse non arriverebbero a delle cose che farei io. Mi hanno fatto piccola appunto per non rendermi fisicamente pericoloso, purtroppo, o per fortuna mia, perché non finisco in carcere. Sa quanto possano essere stati sconvolti dalla notizia di quel sacerdote che incontrava, secondo quanto scrivono i magistrati che l'hanno indagato, i ragazzini minorenni nelle chat, chiedendo loro atti sessuali. Ecco. Qua si vede che proprio non mollano, cioè proprio i ragazzini sono il loro target, Unione Pedofili Italiana, no? Tipo, avranno anche una rappresentanza sindacale, non lo so. E le parole del cardinale.
Se corrisponde a verità la gravità dei fatti che ha evidenziato il cardinale ai fedeli, soprattutto riguardanti i minorenni coinvolti, attribuiti al sacerdote Don Vincenzo Esposito, grazie che ci dite anche nome e cognome così lo vanno a trovare, questa vicenda dimostra un degrado umano, morale e religioso sconvolgente. No, lì la religione non c'entra una mazza. La religione è soltanto un modo per nascondersi, no, e poter abusare di minorenni, se tutto questo è vero, ovviamente bisogna sempre dirlo perché sennò arrivano 4 denunce. Ha poi aggiunto: è stata tradita la fiducia del suo vescovo, della chiesa, dei confratelli e dei fedeli, ha proseguito il presule. Aveva ricevuto l'incarico di parroco mentre era ancora un frate minore francescano, che pur con limiti umani avrebbe dovuto svolgere con grande dignità, come avevano fatto i suoi predecessori Don Bruno e Don Abele. Piccola parentesi, può anche essere in via del tutto, come dire, opzionale, come mia congettura personale, come mio pensiero personale, come mia inventiva personale, non corrisponde sicuro a verità, ma non è che forse Don Abele e Don Bruno non si sono fatti sgamare perché non c'erano gli elementi? E qui vi porto un esempio. Il prete che picchiava durante le ore di religione lo faceva tranquillamente perché non c'erano i telefonini, e magari questi due facevano la stessa cosa perché tac, non c'erano i telefonini, era molto più difficile dimostrare certe cose. Adesso se fai una cosa del genere in classe lo fai una volta, la seconda volta hanno tutti i telefonini pronti e ti sgamano, o se non è la seconda è la terza, prima o poi ti sgamano. Non ti fai tutto un anno scolastico rispondendo male, entrando in classe dicendo che i nostri genitori avremmo dovuto farsi una passeggiata prima di farci noi, anzi invece di farci noi avrebbero dovuto farsi una passeggiata. Tra l'altro poi lui aveva i suoi preferiti, perché c'era una che faceva la bulla, con cui mi sono proprio scontrata quasi da ammazzarci, ma vabbè. Una che faceva la bulla gli aveva anche risposto: sì, ma anche i suoi genitori potevano pensare la stessa cosa. Ed è stata l'unica cosa che quella deficiente abbia fatto bene nella sua vita. Poi quella bulla lì se l'è presa troppo con me. Il problema è che io sono un po' una stronza. Cioè, quando ne ho basta, io ne ho veramente abbastanza, e non faccio sconti a nessuno, gli ho detto che se andava avanti così l'avrei presa a sberle, e i suoi amici bulli erano lontano da lei per difenderla, e veramente se quella volta non la piantava, volava dalla finestra. Cioè, io mi sarei fatta sbattere fuori dalla scuola, ma io se prendo la decisione di mettere le mani addosso a qualcuno, mai l'ho fatto in vita mia per fortuna, lo faccio e non me ne pento. Io delle mie vendette non mi sono mai pentita. Ma mai! Cioè, mi possono anche ammazzare per vendetta, per ritorsione, eccetera, ma proprio il pentimento è più lontano di me possibile. Cioè, io pentirmi di averti fatto male, ma io ci provo gusto a farti male. Sei tu che hai iniziato. Non vi lascerò soli, il cardinale Bassetti, che è il capo dei vescovi italiani e che è stato travolto nella sua piccola diocesi da uno scandalo che oltre al sacerdote coinvolge anche la madre del minore, responsabile secondo i giudici di aver favorito il figlio e un suo amico al sesso via chat, ottenendo da parte di quest'ultimo anche un guadagno. Fantastica madre! Ha voluto garantire ai fedeli la propria presenza e la parrocchia e la propria personale cura e attenzione sul futuro di questa parrocchia, che sarebbe, cioè lui dovrebbe rimanere solo in carcere, e poi la gente forse dovrebbe farsi qualche idea un pochettino più, come dire, atea, o quantomeno se proprio vuoi cercare la spiritualità te la cerchi singolarmente, non hai bisogno che uno ti spieghi le cose e non hai bisogno soprattutto di uno che ti fa la predica. A me la predica ha sempre fatto venire voglie sadiche di fare qualcosa di male. Cioè, che uno si metta lì a dire cosa devo fare io della mia vita, ma lo saprò ben io, no? Non è che ho bisogno di venire da te per farmelo dire, ma devi essere buono, ma che cazzo vuoi? Poi, cioè, poi sono dei rancorosi allucinanti della gente che ti, non so, che ti rinfaccia le cose dopo 10 anni che sono successe. Per esempio, io ce l'ho ancora a morte per la stronzata che è stata detta nell'ultima, purtroppo, celebrazione religiosa in cui sono andata, che ovviamente era un funerale perché io più che quelli non vado, io purtroppo mi tocca, quando dicono: perdonale i suoi peccati.
Oh, ma l'hai vista la data di nascita di mia nonna e di morte? Aveva più di 90 anni quando è morta. Ha sofferto di demenza senile per più di 10 anni. Sono passati più di 10 anni da quando ha fatto il suo ultimo peccato con un briciolo di coscienza in testa. Tutto il resto l'ha fatto perché gliel'ha provocato chiaramente la malattia. Invece no. Perdona i suoi peccati. E me sti cazzi, ma se lo faccia anche passare quello di sopra, E sono 10 anni, nessuno se le ricorda più, ma chi se ne frega, perché poi mia nonna era bravissima. Cosa avrà fatto di male al massimo mia nonna 10 anni prima? Avrà alzato la voce con mia zia, perché mia zia è impossibile, ma quello lo facevano quasi tutti, perché ti tira tutti coglioni così, ti fa uscire di testa e gli dici basta, piantala. Che peccatone, bisogna avere un perdono dopo 10 anni, ma va a cagare, va. Allora lui dice, questo vecchiaccio, questo cardinale Bassetti, questa persona bravissima, non vi lascerò soli, vi manderò un parroco che possa aiutarvi a superare anche questo momento imprevisto e doloroso. Ma deve proprio mandarci un altro, non hanno fatto già abbastanza danni a sti minori, con tra l'altro la madre che portava non solo il figlio ma l'amico per prendersi dei soldi, una pappona, non una madre. Poi queste cose, scusatemi, ma mi fanno uscire di testa, perché piuttosto veramente, 2 preservativi o 3 preservativi piuttosto che fare un figlio e fare una cosa così. Poi sono cattiva io, Dio mio, per dire, perché non ci credo. Allora il cardinale poi va avanti. Il cardinale ha inoltre assicurato ai fedeli che domenica prossima, 8 agosto, è già passato un po', sarà presente nella comunità di San Feliciano per la celebrazione eucaristica il vicario generale Monsignor Marco Salvi. Vabbè. Pazienza, ma questi proprio non se ne vanno, cioè non è che hanno fatto una vaccata mostruosa con mamme pappone, perché non si può definire in un altro modo, cioè sfruttamento della prostituzione, tra l'altro minorile, e coinvolgimento anche di amici dei figli, perché uno non basta, devono averci almeno un harem di amanti minorenni abusati. No, non basta, no, ve ne mando un altro. Io avrei già detto, no, basta, non ci mandare nessuno per almeno 10 anni. Anzi, se puoi, non ci mandare più nessuno, punto, basta. E basta, cioè cosa ti abbiamo fatto, ma gli altri erano buoni, ma magari gli altri non li hanno sgamati, magari, perché qua bisogna sempre aggiungere il magari, perché poi la gente dà di testa. Allora, ciao a chiunque mi stia ascoltando, adesso faccio una breve pausa, se mi potete rispondere, così almeno ci sono le interazioni con l'interazione con Twitch e io guadagno punti con un programma Viola. YouTube tu non hai sentito, e io faccio più, insomma, visite e mi ringalluzzisco un po' approfondimento, perché non basta. Poi tra l'altro in questo settore approfondimento potrebbe far pensare a qualcuno male, ma io mi dissocio perché sono una santa donna. Tratteggiando la figura del santo curato d'Ars, parroco dei parroci, di cui il 4 agosto si celebra la festa liturgica, l'arcivescovo ha esclamato: ecco la vera figura del parroco di cui tutte le comunità hanno bisogno. Tutte le comunità hanno bisogno, cioè, se c'è una comunità di atei come noi, non abbiamo bisogno di voi, e se abbiamo dei problemi andiamo dallo psicologo, che magari è un pochino più formato e non ci viene a dire che noi donne maltrattate dobbiamo subire il giusto martirio cristiano, che non ho mai capito che cazzo fosse, ma pure sta stronzata aveva sparato il prete che io adoravo. Dopo le parole del cardinale ci sono stati diversi interventi da parte dei numerosi fedeli presenti in chiesa e sul sagrato. Ma ci vanno ancora, ci vanno pure in tanti, è quello il problema che io non capisco. Se qualcuno mi può spiegare perché dopo che hanno fatto uno scandalo così con minori e mamme pappone, tra l'altro, e questa mi mancava, le mamme pappone, ma ok, io sono una scafata, non mi sorprende più di tanto, però questa mi mancava, ne ho visti di scandali e questo è uno nuovo, ho visto proprio preti che spacciavano, preti che andavano che sfruttavano la prostituzione di trans, ma preti che pagavano il pappone mamma, tra l'altro il pappone mamma è una nuova
è una nuova figura umana proprio, per avere i figli in chat, perché purtroppo c'è la pandemia e il pippavirus e non possono violentarli e abusarli dal vivo, e quindi almeno la psiche te la distruggono comunque. Ecco, e questi ci vanno ancora a sentire quello che hanno da dire questi altri, cioè li vanno ancora ad ascoltare, come se si potesse parlare con persone che magari hanno saputo tutto questo e l'hanno nascosto finché non è esploso il bubbone. Fateveli venire questi dubbi che magari qualcuno li ha protetti. Come mai è stato scoperto solo ora? E da quanto andava avanti? Chi li ha protetti? Magari c'è stato qualcuno che li ha protetti. Non dico c'è stato qualcuno che li ha protetti. Nel mio discorso c'è stato un magari. Forse, non sono sicura, però fatevelo venire questo dubbio. Con tutti gli scandali che ci sono stati, come fate voi a fidarvi ancora? Spiegatemelo, io non ci riesco, sarò cattiva, io non ci riesco. A me se qualcuno mi fa qualcosa di male su cose a cui ci tengo, se qualcuno mi tocca, per esempio, persone che amo, dopo, ma la prima volta che mi fa una cosa, io chiedo già spiegazioni. La seconda volta inizio a pensare che sia completamente una bravissima persona. La terza volta dichiaro guerra, chiaramente. Invece qua 5.000 volte la gente dimentica tutto, cioè proprio vi resettano l'hard disk. Cosa succede? Invece poi sono ancora io che tengo rancore. No, io ho memoria, non ho la demenza senile, per fortuna. Ho letto di scandali di tutti i tipi. Questo della mamma pappona è una chicca che mi mancava, scusatemi, è un po' traumatizzato perché dico che cazzo. Che tipo di madre sei? Dopo le parole del cardinale ci sono stati diversi interventi da parte dei numerosi fedeli presenti in chiesa e sul sagrato, tra cui catechisti, animatori della liturgia e un nutrito gruppo di cresimandi, che sono proprio le vittime che li stanno portando appunto sull'altare per il prossimo pedofilo di turno. Ecco. Pur nella sofferenza del momento, fa sapere la diocesi perugina, tutti hanno espresso il loro attaccamento alla parrocchia e alla chiesa, ringraziando il cardinale per la presenza e per il sostegno, esprimendo anche sorpresa per l'atteggiamento del parroco, che avevano accolto con affetto e di cui tanti di loro apprezzavano il suo lavoro pastorale. Ma deve entrare con la scritta tatuata qui: sono una carogna, o lo capite da soli? Il cardinale Bassetti ha espresso un pensiero di affetto e gratitudine anche ai pescatori del lago da lui tante volte incontrati. Ok, proprio si chiude nel fetish più nero, cioè la diva del tubo a confronto non è niente, cioè poi la cazziano, ma cosa andate a cazziarla? Cioè, questo è l'ultimo degli scandali che io ho letto, cioè non so che dire, la mamma pappona, cioè, ma come fai? Ma tu a casa tua, no? Parlo a te, mamma pappona, se è vero quello che è stato detto, non lo so. Se tu mi ascolti, e spero che non mi ascolti mai, ma tu la mattina, no, quando ti guardi allo specchio, mi spieghi una cosa. Allora, innanzitutto, come hai fatto a dormire sapendo di aver mandato tuo figlio in pasto, diciamo, agli squali? Ma è un torto che faccio agli squali, povere bestie, perché loro hanno bisogno di mangiare, sono predatori, lo si sa, neanche si nascondono più di tanto. La seconda cosa è che mi dico, ma hai uno specchio con cui ti guardi e ti dici, ma io faccio proprio schifo, io faccio proprio schifo allo schifo, cioè lo schifo se ne va quando ci sono io, ma come cavolo fai? Cioè, senza coscienza completamente. Io temo di rischiare di dire una bestemmia così, anche insultando cose a cui non credo, presa da cosa possa aver fatto questa madre, ma cosa ti passa per la testa? Ma se non hai i soldi, piuttosto vai a chiedere l'elemosina, ma non buttare il tuo figlio così in pasto ai lupi, ma fossero solo lupi, sti poveri animali. Boh. C'è gente che
con me proprio non ha niente a che fare, niente, siamo due cose parallele, non ci incontreremo mai, ma per fortuna, chi vuole incontrarli? Io ragazzi, veramente mi sto venendo qualcosa allo stomaco persino, ma è che non sono madre, pensa a te se fossi madre, prendo l'attacco, finisco dentro. Niente ragazzi, io vi mando un bacio e riflettete, spiegatemi come si fa a ancora andare in chiesa dopo quello che hanno combinato per la 200ª volta. Ciao ciao a tutti e ci sentiamo al prossimo video. Io me ne vado prima che dico qualcosa di terrificante. Ciao.